Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene, che stiate trascorrendo una splendida giornata. Quella che il Monza si sta preparando a vivere sarà la sua prima stagione in 110 anni di storia in Serie A, una società eh, che ha fatto veramente un grandissimo cammino in B, eh, guidata comunque dal presidente Berlusconi, dal, dal team di mercato Arido Braida e Adriano Gagliani e non per ultimo eh, Filippo eh, Antonelli Agomeri, ex calciatore anche del Pescara e ora direttore sportivo del la società Brianzola eh, mi sono fatto venire qualche idea perché in primis, il Monza potrebbe essere una compagine interessante, interessante anche dal punto di vista di mercato. E vi ho detto anche nel video di eh, complimenti verso appunto il Monza che secondo me disporranno di un buon budget. Eh, il presidente Berlusconi vuole comunque investire sul club. Lo stesso direttore sportivo, Antonelli, ha detto che eh, addirittura Belotti Potrebbe non essere escluso nella rosa di, di attaccanti che potrebbe arrivare al Monza e allora mi è nata questa idea folle ehm, di, o meglio, scusate, mi è, venuta, eh, mi è venuto istintivo fare questo video in merito a un'idea un pochino folle che mi è venuta quindi ho pensato, perché non fare un contenuto dove eh, potevo portare anche dei nomi di calciatori che andranno a svincolarsi perché ok che il Monza ha dietro Berlusconi non è che può andare a spendere 100 milioni di euro quindi gioco forza bisognerà bilanciare le cose prima però di andare a nostra questione mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche prima di sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare partiamo dal primo nodo, il discorso allenatore rimarrà stroppa, non rimarrà stroppa? in primis questa cosa è importante perché si va a pianificare una certa strategia societaria, ma soprattutto si mettono delle basi anche a livello tattico. Immaginiamo che Stroppa dovesse rimanere un profilo a livello difensivo che secondo me potrebbe essere molto da Monza. E Vasquez del Genoa. Si sa che il giocatore lascerà il grifone per continuare la sua avventura in Serie A, quantomeno questa è l'intenzione. È stato accostato a squadre come Fiorentina, come Lazio. Ma perché ho preso il Monza? Perché ho pensato al Monza? perché lui a Genoa ha reso molto poco eh, underperformato in modo clamoroso come centrale di sinistra in una difesa 4 e fondamentalmente sia Lazio che Fiorentina giocano con difesa 4 poi ha giocato come terzino a Genoa dove ha diciamo, performato in maniera ottimale ma ha caratteristiche diverse da Biraghi e da eh, Isai o comunque qualsiasi altro eh, terzino che sia Visto bene da Sarri, anche da Italiano. Quindi in un'ipotetica difesa 3, quando magari va a confermare Paletta, se ti rimane Pirola, eh, San Pirisi, tutti questi qui, e anche Bettella, magari avere un Vasquez lì, che già conosce il calcio italiano in quel tipo di modulo, potrebbe essere ottimo, anche perché il giocatore ha una votazione attorno ai 5 milioni e secondo me Berlusconi potrà pagarli. Poi... Bisognerà vedere anche degli svincolati. Secondo me, anche perché fare un mix di giovani e di esperti, ma non tanto esperti, può essere cosa buona e giusta. E vi faccio quattro nomi. Il primo, Andrea Nocchia, lascerà l'Inter, classe 88, 34 anni. Ma i difensori si sa che sono più longevi, quindi a zero, salvo che venga trovato un, un accordo per l'ingaggio. Ranocchio eh, potrebbe rappresentare quel perno centrale e magari puoi, a destra magari metti un Bettella a sinistra metti un Vasquez della situazione potrebbe essere già una difesa interessante eh, poi sulle fasce novità delle ultime ore De Sciglio potrebbe non rinnovare con la Juve quindi Gagliani, Berlusconi che già conoscono il ragazzo non è, in più del 92, quindi vuol dire a 30 anni, ha già fatto il quinto e ha mh, giocato bene. Anche la Juventus da quinto, uh, non escludo che anche lui potrebbe ritornare in quella rosa. Cambia stroppa. Ave un allenatore con la difesa 4. Ecco De Sciglio, un giocatore che ti può giocare da quinto a destra, da quinto a sinistra, da quarto a destra e da quarto a sinistra. Il fisico, un po' così, però magari in una piazza senza particolari pressioni. Secondo me, può trovare lo smalto che magari può avere lievemente perso, soprattutto nell'annate pre-Lione, quindi nella stagione 19-20. Sembra centrocampo Vesino, calcio 91, anche lui dall'Inter, un po' costoso di ingaggio ma anche è vero che un 31enne, nel pieno della maturazione calcistica, messo lì al centro del centrocampo, ti può guidare gli altri, quindi secondo me anche lui potrebbe essere un profilo proprio da Monza nella prima stagione di A. Tanta esperienza e qualità e professionismo perché, perché Vesino, quando è stato messo fuori dall'Inter, che io sappia, non ha mai detto: Ah, in attacco. In attacco, io eh, sicuramente verrà, il Monza farà qualcosa. Ahimè, non so se verrà reputato da Serie A. Eh, Güttcher, nonostante i suoi 14 gol in stagione, 5 nei playoff. Eh, potrebbe lasciare la squadra, secondo me, o comunque fare la riserva. Anche perché Faviglia andrà via, Mota ci punteranno sicuramente. Quindi ho pensato a Mattia destro. Gütcher l'aveva accusato addirittura al, al, al Genoa perché potrebbe essere un, un top player per il Genoa, il nuovo Genoa, eh, Targato 777 barra Blessing di Serie B. E appunto consiglio Mattia destro, classe 91. Comunque grande esperienza in Serie A, che comunque può dare esperienza. Non è un bomberone però comunque i suoi numeri al Genoa quest'anno li ha avuti. E se dietro metti di centrocampisti che accompagnano l'azione, come un Vesino, come anche Ciurria, che ha giocato bene in, queste, in questa stagione, com <coughs> come anche Barberis, beh, un destro potrebbe essere funzionale. Che dite? Quindi mix di investimenti a livello di ingaggio, mix di investimenti a livello economico di cartellino, oltre che di ingaggio. Potrebbe essere una formula giusta per il Monza. Ma ripeto, seguiranno tanti, tanti video sul Monza perché mi interessa parecchio questo Berlusconi-Gagliani-Braida, barra barra il trio dell'ex Milan nuovamente in Serie A. Tifosi del Monza e non, innanzitutto invito a voi tifosi del Monza a iscrivervi al canale perché per molto è la vostra squadra, però in generale fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e scrivetemi insomma le vostre impressioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la e vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!